Ciao Lorenzo ed innanzitutto benvenuto. Ciao, grazie. Come mai hai deciso di giocare a calcio e dove hai iniziato? Ma io credo che il calcio è una passione che comunque un ragazzo ci nasce, quindi penso dal primo momento in cui ho iniziato a camminare mia madre già penso è diventata pazza, nel senso che dentro casa c'erano solo palloni e scarpini da calcio, quindi penso che la prima società dove ho giocato è stata a Monterotondo, dove poi ci siamo trasferiti con la mia famiglia e ho iniziato là al settore giovanile. Là c'era anche un mio amico che era Pietro Leonardi, che poi mi portò comunque lui alla Juventus e da là poi, diciamo tra virgolette, iniziò un pochino la mia carriera. Quando sei arrivato in una realtà come quella della Juventus, che ambiente, che clima hai trovato? Guarda, nel momento in cui sono arrivato alla Juventus io credo che era il periodo in cui la Juventus aveva campioni più forti, di maggior calibro, perché c'era comunque Zidane, c'era Del Piero, c'era Trezeguet, c'erano Thuram, Zambrotta, Cannavaro, quindi era una squadra che comunque pensava aveva vinto tutto, quindi è normale che mi ispirava molti giocatori. Credo, essendo un terzino, uno di quelli in cui mi ispiravo di più era Zambrotta, quindi che aveva un pochino le mie caratteristiche che comunque sto portando e cercavo di, tra virgolette, anche copiarlo, perché comunque mentre quando sei alla Juventus è normale che cerchi di imitare i campioni che ci sono. Quali sono stati i giocatori che ti hanno maggiormente colpito, che hanno attirato di più la tua attenzione? Allora, quello che mi ha colpito un pochino di più era, penso, Ibrahimovic per i colpi penso che avevo, mentre Del Piero come persona, anche naturalmente per la qualità che aveva, ma soprattutto come per il tipo di rapporto che aveva con i compagni, di autorità anche magari che aveva nei compagni e con tutto quanto l'ambiente. Ma come ripeto, come ho già detto, credo che Zambrotta era uno quello con cui mi ispiravo di più, perché comunque essendo un terzino più edificante è normale che magari guardavo un po' più di lui che altri. L'8 luglio del 2008 passi al Siena in comproprietà. Con i toscani esordisci in Serie A in occasione della trasferta a Bergamo contro l'Atalanta. Com'è stato l'impatto con la massima serie? Ma io mi ricordo il momento in cui firmai a Siena, che è stato penso un momento bello, perché comunque venivo da un anno difficile a Lanciano, dove comunque la società era un fallimento, diciamo non avevo passato un anno tra virgolette felice, pieno di difficoltà era, anche se comunque avevamo una squadra molto competitiva, un allenatore bravo che era Moriero, quindi sai quel momento è stato diciamo una rivincita un po' dell'anno difficile. Quando hai avuto il primo contatto con il Perugia Calcio? L'estate mi mandò un messaggio il presidente e mi disse che voleva incontrarsi per parlare e mi sembrò subito comunque una persona molto alla mano, molto amichevole diciamo, quindi parlai col mio procuratore e dissi: guarda Matteo, vado da solo a parlare col presidente perché comunque sono qua a Roma. E niente, comunque diciamo il primo incontro è stato tutto quanto tranne che parlare di calcio diciamo, quindi già da là mi era piaciuta una persona che comunque diciamo non era ossessionato da questa cosa di portarmi là, di cominciare a convincermi, e quindi diciamo quel primo contatto con lui già mi convinse. Poi comunque è normale che Perugia è una piazza importante, è una società ambiziosa, quindi feci subito la mia scelta di venire qua. Lorenzo, per quale motivazione, ovviamente se c'è, hai scelto il numero 18 per la tua maglia? Il 18 perché primo è nato mio fratello, secondo è il giorno in cui diciamo mi sono messo con la mia attuale ragazza e quindi diciamo ha più significati per me. E anche il numero che comunque mi aveva portato bene a Crotone, quindi erano un po' di diciamo delle conseguenze e quindi ho ottenuto questo numero. Debutti con i Grifoni il 23 agosto successivo, nel terzo turno di Coppa Italia contro lo Spezia, mentre l'esordio in campionato avviene il 29 dello stesso mese nella sfida interna col Bologna, fornendo a Verre l'assist per il vantaggio bianco-rosso. Il 7 settembre poi nella trasferta di campionato a Bari sigli la tua prima rete in maglia perugina, che vale il 2-0 finale. Ecco, raccontaci che cosa hai provato in quei momenti. Ma io mi ricordo, più che altro ero contentissimo perché penso che eravamo in un momento, credo che già vincere la prima di campionato, squadra che comunque doveva diciamo ammazzare il campionato, quindi sai, diciamo una big, vinciamo in casa, pubblico, penso delle grandi occasioni e tutto quanto, andiamo a Bari, un'altra squadra molto attrezzata, quindi è normale che abbiamo sofferto il primo tempo, gol di Falci, fare il 2-0 ci ha dato molta sicurezza, poi
penso comunque segnare al San Nicola è sempre una bella esperienza, credo, quindi... Quali emozioni hai provato sentendo il calore dei tifosi biancorossi la prima volta che sei entrato a Renato Curi? Guarda, io ti dico, ho sentito la stessa sensazione che ho avuto dopo, diciamo, che ho avuto a Crotone, dopo un po' di tempo che sono stato là. Nel senso, io penso che una piazza, quando tu ci arrivi, è una sensazione che hai a pelle, quindi ti senti subito a casa, diciamo, tra virgolette. Quindi sia la gente, tutto quanto il contorno, i tifosi, l'ambiente, così mi sono sentito subito a casa e mi sono sentito subito comunque voluto bene. Penso che già dalla prima amichevole che ho fatto l'anno scorso, anzi no, era la prima amichevole, l'ho vista in tribuna, quindi era la prima di Coppa Italia, e comunque sai, in Coppa Italia, diciamo, la gente è veramente poca. Mentre al Curi mi ha dato subito una sensazione, ho detto, ragazzi, cioè, se questo qua è in Coppa Italia, pensa in campionato. Poi arrivo alla prima col Bologna e rimasi stupito, perché comunque sì, ho fatto belle piazze, ma secondo me Perugia a livello di pubblico, a livello di calore, penso è una delle piazze più importanti in cui ho giocato, quindi il pubblico di Perugia riesce a trasportarti, riesce a dare quella forza in più quando comunque magari nei momenti difficili magari viene un pochino meno, quindi è bellissimo ed emozionante giocare qua. Quest'anno Lorenzo molte volte ha indossato la fascia di capitano, ecco, la senti più come una responsabilità o più come un onore? Sì, allora, penso che essere capitano di una squadra come il Perugia, penso è motivo di grande orgoglio, credo, perché comunque è una piazza importante, è una piazza ambiziosa, quindi è normale che... Poi la fascia ha sempre, diciamo, un suo fascino, tra virgolette, ma anche molte responsabilità, perché comunque diciamo, devi essere bravo comunque a livello del gruppo, devi essere da esempio per tutti, quindi è normale che è motivo d'orgoglio, ma allo stesso tempo, come ho già detto, ha molte responsabilità. È normale che questo però non deve influire sul rendimento, perché comunque, diciamo, la persona rimane la stessa. Anche se il capitano comunque rimane sempre Gianluca, anche se penso che tra un anno o due smetterà, quindi perché ormai è vecchio. Quando nel gennaio del 2015 sei passato al Catania, che cosa hai provato? Allora, la partenza per Catania, devo dire la verità, è stata molto difficile. Nel senso, perché io ormai ho trovato a Perugia una stabilità. Ero molto contento di aver sposato un progetto con il presidente, con il mister, con i compagni e con tutta quanta la piazza, quindi... Arriva comunque un'offerta molto importante per il Perugia, che comunque, insomma, in Serie B determinate cifre non si vedono. È normale che, diciamo, presi una decisione insieme alla società, che comunque purtroppo queste cose non siamo noi a deciderle. E il presidente comunque con quei soldi fece il mercato, quindi è normale che io comunque andavo in una piazza importante, comunque sia anche ambiziosa e comunque con un contratto molto importante, e abbiamo deciso comunque di fare questo breve divorzio. Nel momento in cui comunque si è chiusa la parentesi di Catania, come tutti sappiamo, mi sono liberato a parametro zero. E quindi la prima cosa che ho fatto è rimettermi in contatto col presidente, con cui, devo dire la verità, per un breve periodo mi ero smesso di sentire, perché ci ero rimasto un po' male io, un po' male lui, diciamo, un po' come i bambini. E poi però comunque l'affetto c'è sempre stato, quindi ci siamo rimessi in contatto e... Io dal primo minuto, senza parlare di cifre, senza parlare di niente, gli ho detto che l'unica piazza in cui sarei andato in Serie B sarebbe stata Perugia, quindi aspettavo comunque magari una chiamata dalla Serie A, che poi non è arrivata e non è stata convincente, quindi sono tornato qua a sposare nuovamente un progetto di Perugia. Quest'anno invece, Lorenzo, come ti trovi con i tuoi compagni, con il tuo allenatore, visto che comunque sia dall'anno scorso la squadra è cambiata sensibilmente? No, voilà, sicuramente non è stata una cosa facile, perché dall'anno scorso abbiamo cambiato moltissimi ragazzi, quindi l'anno scorso si era formato un gruppo stupendo, e credo che una delle cose di cui mi era dispiaciuto l'anno scorso era proprio questa, che comunque avevo legato molto con i ragazzi ed ero stato molto bene con loro. Ma quest'anno all'inizio è normale che si creano un pochino di gruppi, però credo che poi lungo andare, comunque anche grazie all'aiuto di tutti quanti, comunque abbiamo dei giovani molto bravi, molto intelligenti, molto simpatici, quindi si è formato anche quest'anno un bellissimo gruppo, quindi sono contento veramente. Tu sei uno dei pochi difensori che va molto al tiro, ecco, come mai? Sono comunque un terzino a cui piace molto spingere la fase offensiva. È normale che devo migliorarmi anche sulla fase difensiva, perché comunque il nostro calcio
lo richiede. Quindi con il mister sto lavorando e devo ringraziare lui, devo ringraziare Giampaolo che comunque mi hanno, stesso Drago, mi hanno aiutato molto anche comunque a avere equilibrio, a saper gestire bene le due fasi che nel calcio di adesso sono molto importanti. Lorenzo, come hai fatto a sbagliare quel gol a Latina? Che cosa successe? Guarda, a Latina lasciamo perdere, ci ho dormito una settimana. Che poi uscivo, andavo dal supermercato, la gente, ma come ho fatto? Facile dirlo, saperlo. Purtroppo uno va in televisione e dice come ha fatto a sbagliare quel gol, come ha fatto, e poi invece quando te ci trovi ti senti proprio, diciamo, dal vicolo, lo scemo di turno. E invece per quanto riguarda i tuoi gol al Curi? Ma io credo che fare il gol al Curi è una cosa bellissima. La prima giornata di campionato contro il Como avevo dentro tutta la tensione, tutta la cosa della partita, che poi ho tirato fuori, diciamo, un po' strano, un po' confuso, non si capisce bene. Comunque non è che sono abituato così tanto a segnare, quindi sai, ogni esultanza è un po' casuale, però è bello perché poi senti tutta la gente che strilla il tuo nome, ti dà calore, ti dà una forza ancora più forte per continuare la gara. L'inizio stagione non è andata proprio benissimo, ma come mai secondo te? Ma io penso che noi stiamo cercando il nostro equilibrio, diciamo, perché comunque anche il mister dobbiamo capirlo, nel senso che comunque il mister è una persona con cui secondo me il Perugia può vincere, a differenza di molti altri, e quindi è normale, dobbiamo avere pazienza e dobbiamo trovare il nostro equilibrio. Secondo me lo stiamo trovando, perché magari a inizio campionato si diceva che facciamo pochi gol eccetera, ed era vero. Adesso abbiamo trovato continuità vincendo le tre partite. Dobbiamo avere pazienza, anche perché comunque in questo momento abbiamo anche il deficit, diciamo, di avere una rosa un pochino ristretta, quindi con molti giovani. È normale che il giovane ha bisogno di tempo per migliorare e per crescere, quindi non ci si può aspettare molto, e secondo me stanno dando anche troppo. Quindi dobbiamo avere pazienza, noi abbiamo fatto un progetto e sono sicuro che alla lunga ne usciremo e arriveremo ai nostri obiettivi. Come sono stati gli allenatori che hai incontrato nella tua carriera e in che genere di rapporti eri con loro? Beh, allora, gli allenatori che ho incontrato, devo essere sincero, sono stato abbastanza fortunato, nel senso che ognuno, a differenza magari di tanti giocatori che dicono quello, io sono stato abbastanza fortunato, nel senso che comunque penso che ognuno mi ha lasciato qualcosa. Da Giampaolo, che comunque non dico a livello di persona, che comunque lui aveva un rapporto un po' distante dalla squadra, ma penso a livello personale di giocatori mi ha insegnato molto la fase difensiva. Credo che di Francesco a Pescara, a livello proprio umano, è stato molto importante, mi è stato vicino in un momento difficile un po' particolare. E credo Drago, perché comunque è quello che comunque ho avuto un bellissimo rapporto a Crotone, che comunque mi ci sento tuttora molto spesso. Con lo stesso Camplone avevo un bel rapporto l'anno scorso. E con il mister, devo essere sincero, con Bisoli mi aspettavo tutt'altra persona, nel senso come me lo descrivevano. È proprio vero che comunque alle chiacchiere non devi dargli dietro, insomma, le cose vanno sempre vissute prima di parlarne. E mentre il mister è una persona carismatica, una persona che comunque ti trasmette positività, e penso che è una cosa fondamentale. È una persona generosa, anche se comunque magari a volte sbaglia il modo di dire le cose, e quindi ti dico, sono molto contento di aver trovato un allenatore così, e per questo che dico che secondo me è l'uomo giusto per vincere qualcosa qua. In conclusione vorrei farti due domande. La prima è, che cosa farà del prete da grande? Bella domanda. Allora, sicuramente aprirò un negozio d'abbigliamento perché sono malato. Poi, non lo so. Penso che, parlo a livello economico, penso guadagna un decimo di quello che guadagniamo noi, quindi è normale che ci dobbiamo sentire fortunati, e ti dico, per questo io mi sento spesso di aiutare anche magari amici, persone che comunque magari hanno qualche difficoltà e cosa, proprio perché ho questa fortuna.
e ti dico, non mi pesa e non zero, anzi sono contento di farlo perché vedo che poi un sorriso credo che ti può dare qualcosa in più, credo. Ti saluto e ti ringrazio per la tua disponibilità, grazie davvero. Grazie a voi e che vi devo dire, forza Grifo sempre e se vediamo.